leader dello spogliatoio perde un simbolo del trionfo in Serie D. Ho detto prima, magari non è tanto una carenza dal punto di vista tecnico, perché è un giocatore che la Serie C la conosceva poco, soprattutto di alto livello, è più un giocatore tarato sulla Serie D, però forse è una perdita simbolica. Intanto un caro saluto a Luca, perché sicuramente è stato un giocatore, quest'anno è stato un punto di riferimento, ha dimostrato di avere grandissime doti anche umane, come hai detto tu, non lo spogliatoio, ma siamo certi che sarà adeguatamente rimpiazzato in una maniera più assoluta. Chiaro che dispiace perché comunque ha rappresentato un punto di riferimento nella squadra di quest'anno. Però il calcio è il calcio anche questo, lui lo ha apertamente dichiarato, è un problema suo personale che va rispettato, quindi è una sua scelta. Però Fausto, un giocatore come Caccioli, adesso indipendentemente dalle sue scelte che sono assolutamente legittime. Caccioli, lo ricordiamo, ha firmato per il Matelica, squadra della provincia di Macerata, molto ambiziosa, ma ha nelle intenzioni quelle di vincere il prossimo campionato di Serie D, il girone di pertinenza. Però probabilmente è un giocatore che non lo può dichiarare pubblicamente, ma forse avrà percepito che il suo spazio l'anno prossimo, se non al Parma, sarebbe stato molto più limitato rispetto all'anno che è appena trascorso, proprio perché per le ambizioni che la società ha, grande uomo spogliatoio, ma dal punto di vista tecnico forse si sta cercando un giocatore che dia più garanzie per il campionato che si va ad affrontare. È chiaro che penso che la società si voglia muovere in direzione di migliorare il mercato in maniera più assoluta e quindi ogni operazione sarà volta, penso, in questo senso. Siamo in una categoria più alta rispetto a quella dello scorso anno, campionato che sarà di enorme difficoltà per le società che sono in questa Lega Pro e quindi noi ci vogliamo titolare per essere assolutamente Luca, a me